Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Il mio saluto va al Presidente della Repubblica, va al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, vedo anche il Ministro della Cultura che saluto, alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro e a tutti i colleghi presenti che ringrazio, al Commissario dell'Unione Europea per il Lavoro e i Diritti Sociali, a tutte le autorità e agli ospiti. Desidero innanzitutto rivolgere un pensiero commosso alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno perso la vita e sacrificato la salute per assicurare un futuro migliore ai propri cari. A nome mio personale e della Camera dei Deputati rinnovo alle loro famiglie i sentimenti di vicinanza e partecipazione. È la prima volta che si organizzano gli Stati Generali della Salute e della Sicurezza sul Lavoro alla Camera dei Deputati. Ritengo sia un segnale importante di attenzione su un fenomeno che ha ormai raggiunto una dimensione indegna per un Paese civile. Secondo le più recenti statistiche dell'INAIL, nei primi 8 mesi del 2024 le denunce di infortunio mortale e di malattia professionale sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È inaccettabile che ancora oggi si possa morire o subire gravi menomazioni nello svolgimento del proprio lavoro. L'incolumità dei lavoratori è un diritto inalienabile della persona umana. La sua tutela esige dunque il costante aggiornamento del quadro normativo, attività che vede il Parlamento impegnato nel definire politiche di sicurezza efficaci e sempre più avanzate. In questo contesto si inseriscono le disposizioni normative approvate di recente per rafforzare il sistema dei controlli ispettivi e per estendere la tutela assicurativa a studenti e personale scolastico. Ma una regolamentazione ricca e strutturata non è sufficiente a garantire a tutti il diritto a un ambiente lavorativo privo di rischi. La causa principale degli incidenti letali e dei gravi infortuni continua, infatti, a essere l'inosservanza delle regole. È indispensabile accertare il puntuale rispetto delle norme e delle procedure prescritte dalla legislazione vigente e individuare misure per accrescere l'efficacia del sistema protettivo. Questi aspetti sono oggetto di un'indagine da parte della Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Gribaudo, che ringrazio insieme agli altri componenti per il lavoro fin qui svolto. Non si tratta solo di elevare gli standard di sicurezza. Occorrono iniziative di informazione e sensibilizzazione che favoriscano la capillare diffusione di una solida cultura della prevenzione e la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore già a partire dai banchi di scuola. Datori di lavoro, lavoratori e associazioni di categoria sono tutti chiamati a condividere lo stesso obiettivo, quello di spezzare la tragica catena delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro. Sono certo che queste giornate offriranno spunti e indicazioni utili anche per il dibattito parlamentare, indispensabili per vincere questa sfida. Vi ringrazio.
Buongiorno a tutte e tutti. Grazie al Presidente della Camera per la consueta sensibilità su questo argomento. Eravamo in questa sala circa un mese fa per presentare, sempre con la Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'onorevole Gribaudo, la relazione sulla strage ferroviaria di Brandizzo, costata la vita a 5 persone il 30 agosto del 2023. Tra l'altro sono presenti in sala anche alcuni dei parenti, così come quelli di altre tragedie sul lavoro ed infortuni avvenuti in Italia. Siamo di nuovo qui in questa ampia sala, abbiamo dovuto spostarci dalla sala della Lupa data l'alta adesione che c'è stata alla manifestazione, a questa prima edizione degli Stati Generali sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Un'iniziativa che è nata appunto dalle attività sviluppate in questi ultimi mesi dalla Commissione parlamentare e dalla necessità, come si diceva anche prima, di un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti, quindi sono stati coinvolti le istituzioni, gli enti locali, il governo naturalmente, che ringraziamo per la grande disponibilità, e tutti gli attori coinvolti, tutti gli stakeholder interessati, dalle associazioni ai sindacati alle parti datoriali e naturalmente ai familiari delle vittime, perché una discussione su questo argomento non può essere completa se non si dà voce a chi ha vissuto in prima persona o chi ha perso i propri cari in una strage sul lavoro, in un infortunio o in una malattia professionale. Come ricordava anche il Presidente della Camera e come voluto dalla Presidente della Commissione, seguiranno i lavori anche degli studenti e le studentesse delle scuole. C'è qui con noi una rappresentanza della scuola Giorgi Wolf di Roma. Siamo molto contenti perché è giusto che i ragazzi e le ragazze capiscano quanto è importante il valore della vita umana, quanto è importante fare imprese in maniera seria e responsabile per salvaguardare il patrimonio più prezioso che abbiamo, le risorse umane del nostro Paese. Ci sono tra l'altro anche i genitori in sala di Lorenzo, ragazzo morto durante l'ultimo giorno di PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, insomma, a testimonianza che c'è ancora molto da fare in Italia per rendere i luoghi di lavoro e le nostre scuole più sicure e salubri. Adesso, per introdurre i lavori, lascio la parola ad Ambra Angiolini. Grazie per essere qui con noi. Era come sabbia. Fine. Finissima. Anzi, era ancora più fine della sabbia. Quella c'era per terra. Un dito di polvere, anche di più, dappertutto. Tutti camminavamo sulla polvere. La polvere non aveva colore ed era talmente impalpabile che noi magari la vedevamo, ma non sapevamo proprio che c'era. Perché non è che si vedeva proprio, era stesa su tutte le cose. I davanzali erano tutti i giorni da spolverare, le piante, gli alberi. Bisognava ben bene toccare le foglie con le dita per arrivare al colore reale. Quando cadeva la pioggia puliva la polvere. La lavava via dalla strada, dalle macchine, dalle piante, la disperdeva. I lavoratori dentro la fabbrica, nella mezz'ora di riposo, mangiavano il panino con la polvere. La tuta di mio marito era blu, non scurissimo, ma non proprio azzurra. Un colore che andava di moda in quegli anni. C'erano i pantaloni con la pettorina e sopra anche la giacca. E poi sul petto a destra c'era cucita la scritta Eternit. L'ho lavata per 18 anni quella tuta, prima a mano nel mastello e poi con la lavatrice, come tante altre donne. Mio marito Mario Pavesi è entrato all'Eternit nel 1958, come entrare in banca, dicevano a Casale in quegli anni. Mio marito è morto il 17 maggio del 1983, di mesotelioma pleurico, provocato sì dalla polvere.
di amianto. Dopo di lui, per lo stesso male, se ne sono andati mia sorella Libera, mia cugina Anna, mio nipote Giorgio e ultima, nel 2004, mia figlia, Maria Rosa. Aveva 50 anni. Nella zona di Casale Monferrato, dagli anni 60 a oggi, sono morte per malattie legate all'amianto circa 1.800 persone. Il 13 febbraio 2012 il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni i due proprietari della Eternit per disastro doloso e omissione dolosa di misure infortunistiche. Romana Blasotti Pavesi, ex presidente dell'Associazione Familiare Vittime dell'Amianto, scomparsa l'11 settembre 2024 a 95 anni. Scusate, ma insomma è sempre dare voce a una storia che non ha retorica, che è una storia vera e che deve far pensare tanto anche tutti i ragazzi che vedo qui oggi. Io proprio qualche tempo fa, dalle parole del Presidente, ho pensato, ho riflettuto tanto su quello che il corpo umano ha per proteggersi. Quella che è una macchina straordinaria ha un meccanismo perfetto che è il sistema immunitario, che protegge, vigila tutti gli organi vitali. E credo che anche il mondo del lavoro, quando funziona, quando è giusto, quando resta nella legalità, quando non sfinisce gli esseri umani, possiede un sistema immunitario che si chiama dignità. E lo dice la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, no? Il fondamento della libertà, della giustizia e della pace. Quindi un lavoro dignitoso, un trattamento dignitoso, una retribuzione dignitosa e un tenore di vita e un'idea di futuro per chi se lo può permettere, dignitosi. Però poi ho pensato che se invece in un posto di lavoro viene minacciato questo sistema immunitario e quindi la dignità, dovremmo augurarci tutti di poter diventare dei supereroi. Perché se non accetti di superare i limiti dell'umano non avrai accesso a nessun lavoro. Se non diventerai un supereroe forse non lo meriti proprio un lavoro, anche se sfruttato, anche se sottopagato. Però la Costituzione, lo sappiamo, è stata scritta dagli uomini per gli uomini. Parla di esseri umani. La Costituzione afferma che la Repubblica dà diritto ad ogni cittadino di avere un lavoro promuovendo le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La Costituzione dice che le persone hanno pari dignità sociale, tutte, quindi non solo quelle che rischiano la vita pur di doverselo ottenere un lavoro. Quindi credo che sia giusto rivendicare per chi non ha voce, per chi vive nell'invisibilità, il diritto a restare anche lavoratori ordinari e non straordinari. Il diritto ad un lavoro che permetta di realizzarsi e soprattutto di poterci restare al mondo. Non è chi lavora rispettando il proprio sistema immunitario, cioè la dignità, a doversi sentire difettato, limitato. È la smania di potere e di sfruttamento che dovrebbe finalmente porsi un limite. Quel limite che troppo spesso non c'è e che ha finito col distruggerlo il sistema immunitario di troppi lavoratori che ovviamente no, non ce l'hanno fatta a volare, perché non erano supereroi, erano persone. Grazie. Grazie ad Ambragiolini per il suo toccante intervento. Insomma, dobbiamo essere supereroi o persone normali per sopravvivere in questo mondo del lavoro. Grazie anche, insomma, per il ricordo di Romana Blasotti Pavesi, un eroe dei nostri tempi, una persona normale come tante che ha lottato perché ha perso i suoi cari per colpa dell'amianto, una fina fibra killer che continua a uccidere adesso, ma continua a uccidere non soltanto i lavoratori e lavoratrici, ma anche chi ha la sfortuna di abitare a Casale Monferrato o vicino a un manufatto in amianto. Ce ne sono ancora tanti, troppi presenti in Italia e continuano a mietere tante, troppe vittime.
Adesso lascio la parola alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, Chiara Gribaudo, instancabile nel suo lavoro per promuovere la cultura della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Buongiorno a tutte e tutti e grazie per la vostra preziosa presenza. Grazie ad Ambra Angiolini che con queste letture in pochi minuti ha fatto capire perché abbiamo voluto organizzare questi stati generali. Oggi siamo qui per prenderci un impegno che deve essere costante e che riguarda ciascuno di noi nella sua funzione. Siamo qui per interrogarci profondamente su che cosa si può e si deve fare di più, perché evidentemente quanto fatto sinora non basta. Purtroppo questo 2024 ci consegna dati già in crescita nei primi 8 mesi dell'anno e l'INAIL ha infatti contato 680 morti sul lavoro, che significa un aumento del 3,5% rispetto al 2023. L'ultima tragedia ieri a Palermo, ma mercoledì scorso una tragedia doppia. Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, operai di 37 e 34 anni, sono morti alla Toyota di Bologna. Questo tragico episodio, come tanti altri, ci parla di una realtà inaccettabile. Parla di un paese che, pur vantando eccellenze, non riesce ancora a garantire condizioni di sicurezza a chi lavora. Ogni giorno in Italia persone che vanno a lavorare rimangono vittime di incidenti sul lavoro. Ogni giorno assistiamo a una realtà fatta di morti, infortuni, malattie che non possiamo e non dobbiamo accettare. Ecco il senso più profondo degli stati generali. Non ci vogliamo arrendere a tutto questo. Sappiamo bene che servono norme adeguate, ma serve soprattutto quell'impegno comune, collettivo, diffuso, a cui ha più volte richiamato lei, Presidente Mattarella, che ringrazio infinitamente per la sua presenza. Oggi, ma soprattutto per le sue costanti parole che sono guida e monito per tutti noi anche su questi temi. Lei, Presidente, ci esorta, la cito testualmente, ad un impegno corale di istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, luoghi di formazione affinché si diffonda ovunque una vera cultura della prevenzione. E proprio questo suo monito, Presidente, è stato il motivo ispiratore di questi 3 giorni, perché credo e mi auguro che queste giornate di approfondimento e di confronti tra le parti favoriscano una sintesi e una condivisione per diffondere la cultura della prevenzione, sapendo che questo è un inizio, ma bisognava partire e dare il buon esempio, a cominciare da noi, che rappresentiamo pro tempore le istituzioni e che abbiamo il dovere di aprire nuove strade, quando quelle percorse fino a qui non hanno portato i risultati auspicati. Voglio ringraziare in modo non retorico il Presidente della Camera, l'Onorevole Lorenzo Fontana, che ci ha dato, come per la presentazione della relazione su Brandizzo, una disponibilità totale, confermando la sua sensibilità su questi argomenti, così come voglio sentitamente ringraziare per la grande e preziosa collaborazione il segretario generale della Camera, il dottor Fabrizio Castaldi, e tutti coloro che hanno lavorato per questa complessa e prima edizione di queste giornate. Grazie davvero. Grazie a tutte le autorità presenti, ai parlamentari, al Presidente della Commissione del Senato, onorevole Magni, un ringraziamento particolare ai membri della Commissione d'inchiesta che hanno collaborato per la riuscita di questo momento. Grazie alla Ministra Calderone per la sua presenza a nome del Governo e un grazie sentito anche al Commissario Schmidt, poiché questo momento è stato pensato proprio a conclusione della Settimana Europea per la Sicurezza e sulla Salute e sul Lavoro. Un'intuizione importante per ricordarci che la dimensione nazionale di questo fenomeno va legata necessariamente all'Europa, quell'Europa sociale in cui crediamo e su cui speriamo si prosegua il lavoro fatto in questi anni, come la direttiva sull'amianto,
tema molto importante per l'Italia e su cui da noi si è fatto molto, ma molto rimane da fare per le bonifiche, per la ricerca scientifica, perché troppi sono ancora lavoratori e lavoratrici che si ammalano di asbestosi o di mesotelioma. Ringrazio il Commissario europeo anche per le altre direttive messe in campo, dal salario minimo al regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui parleremo domani, e poi la direttiva per migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali. Un'urgenza che abbiamo recentemente avuto davanti ai nostri occhi nei giorni di pioggia incessante a Bologna, dove diversi rider sono stati costretti a lavorare nel ben mezzo dell'alluvione. Scene che non solo devono indignarci, ma interrogarci come comunità e farci capire che non è più rinviabile mettere dei punti. Fermi, in certe condizioni meteorologiche le consegne non vanno effettuate. E come giustamente ha ricordato Paolo Griseri, scomparso di recente, nel suo racconto di questo tragico evento, nonché purtroppo del suo ultimo pezzo giornalistico, in quella foto del rider mancava uno dei protagonisti, l'uomo che ha ordinato con un'app, senza nessuna remora per l'alluvione che metteva in ginocchio la città, e per colui che sarebbe stato costretto a fare quella consegna. Eccolo il confine che dobbiamo tenere a mente: l'eticità del lavoro e di chi lo richiede. Ed ecco che torna in questa disintermediazione del lavoro la consapevolezza che ciascuno di noi ha potenzialmente un ruolo di consapevolezza o di buon senso da esercitare. Su questo spunto mi auguro che si possa procedere tutti insieme come legislatori per evitare che ciò che è successo si ripeta. Voglio ringraziare uno ad uno le delegazioni dei familiari delle vittime che ci onorano della loro presenza qui oggi. È già stato detto, ma voglio citarli uno a uno. A partire da quelle vittime, quelli vittime di Casteldaccia. Io ringrazio Carmela Lupo e Fabrizio, moglie e figlio di Ignazio Giordano. Rosa Trovato, moglie di Epifanio Alsazia e i suoi figli Daniela e Salvatore. Maria Alesi, moglie di Roberto Raneri e i suoi figli Chiara e Gioele. La moglie di Giuseppe Miraglia, Loredana Maniscalco e il cognato Leonardo. Sono con noi anche Maria Elena Dentesano e Dino Parelli, genitori di Lorenzo Parelli, morto in alternanza scuola-lavoro in provincia di Udine. E poi Edoardo Aversa e Lidia Aurastella, fratello moglie di Giuseppe Aversa, morto nel tragico incidente di Brandizzo, e la mamma. Ringrazio anche la signora Sabrina Greggio, moglie di Adriano Scandellari, morto nel tragico incidente della diga di Suviana, accompagnata dalle figlie Elena e Laura e dai fratelli di Adriano, Leonardo e Raffaella Scandellari. La signora Patrizia Buonuomo e Fara, moglie e figlia di Vincenzo Garzillo, vittima anche lui dell'incidente di Suviana. Infine la signora Monica Garofalo, moglie di Giovanni Gnoffo, morto in un cantiere di Palermo colpito da un braccio meccanico. Ringrazio per la loro presenza anche le signore Annunziata Tiberi e Raffaella Di Cicco, vittime di gravi infortuni sul lavoro. Vi abbiamo fortemente voluto qui. Vi abbiamo fortemente voluto qui perché dopo il cordoglio serve la vicinanza, per quanto possibile, delle istituzioni tutte, e perché vogliamo ribadire che quelle morti, che qualcuno definisce bianche, nel senso invisibili, silenziose e senza colpevoli, non sono né invisibili né silenziosi né senza colpevoli. E ci uniamo a voi affinché la giustizia che cercate venga fatta presto. Per questo oggi pomeriggio sentiremo anche le vostre voci, che per noi sono preziose. Vorremmo che in questo momento storico non fossero solo le parti sociali a chiedere più attenzione, vorremmo che succedesse ciò che avvenne con quel motto di sdegno collettivo dopo la tragedia della ThyssenKrupp, che diede una spinta definitiva all'approvazione del testo legislativo 81 del 2008. Quel testo unico che non è stato del tutto attuato e che richiederebbe regole precise senza
senza possibilità di interpretazioni, semplificazioni per le attività a basso rischio, proprio per indirizzare meglio le attività di controllo sulle attività con rischi più elevati. E poi ancora la necessità del nuovo accordo sulla formazione, in particolare per i datori di lavoro e soprattutto per gli spazi confinati, che aspettiamo con urgenza da ormai 13 anni, come dimostra la tragedia di Casteldaccia, solo per fare un esempio. Di recente sono state introdotte novità normative attese da tempo e ne va dato atto, ma permettetemi, io temo che non siano all'altezza delle sfide di questo tempo. Rischiano di essere poco incisive perché basate su elementi documentali, e invece serve migliorare quello che non va, lavorando assieme con lo stesso obiettivo alle parti sociali, altrimenti rischiamo di continuare a produrre burocrazia ma non incidere in profondità sulla sicurezza e nemmeno sull'illegalità. Servono più ispettori, molti di più. I numeri di oggi non sono minimamente adeguati e serve averli sul campo con procedure rapide, perché l'emergenza è ora. Così come servono momenti collegiali in cui verifichiamo a che punto siamo e come vengono indirizzate le attività ispettive. Ecco perché oggi pomeriggio, nel primo panel di lavoro, si confronteranno gli attori istituzionali che operano quotidianamente nella filiera del controllo ispettivo per conto dello Stato nelle sue articolazioni, dall'INPS all'INAIL, dall'Ispettorato del Lavoro all'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza ai Vigili del Fuoco, dal Gruppo Tecnico Interregionale su Salute e Sicurezza fino alla magistratura, che sono qua e li ringrazio. Serve con puntualità riconoscere l'importante lavoro che viene svolto e cambiare ciò che non funziona in modo costruttivo. Questo è l'obiettivo che ci diamo. Sappiamo che un pilastro centrale di questa lotta deve essere la formazione e la sensibilizzazione di chi lavora. Una vera cultura della prevenzione nasce innanzitutto dalla consapevolezza. Ogni lavoratore e lavoratrice, ogni operaio, ogni impiegato deve ricevere una formazione puntuale aggiornata sui rischi del proprio lavoro e sulle modalità per prevenire incidenti, e deve essere continua, appunto. La formazione non è un adempimento burocratico, ma uno strumento fondamentale per creare ambienti di lavoro sicuri. Essenziale che i lavoratori non vedano le norme di sicurezza come un obbligo distante, ma come un insieme di strumenti per proteggere se stessi e i propri colleghi. Queste competenze sono ripartite con le regioni e interpretate anche dagli altri enti territoriali, che infatti, come è stato ricordato, abbiamo coinvolto. Li ringrazio, porteranno le buone pratiche attuate, e ciò che manca per rendere effettivo questo diritto alla formazione e al monitoraggio della stessa in modo più efficace ed efficiente. Ringrazio quindi il sindaco di Napoli per essere qui con noi, l'ANCI, l'UPI, la conferenza Stato-Regioni, in modo particolare l'assessore del Friuli Venezia Giulia, che oggi ci parlerà della cosiddetta Carta di Lorenzo. Domani poi interverranno le parti sociali e datoriali in primis, le associazioni, gli esperti, sulle materie che riguardano due grandi settori. Abbiamo dovuto scegliere, naturalmente, e siamo partiti quest'anno sul tema dell'edilizia e dell'agricoltura. Il primo nel quale si concentrano i rischi più elevati di infortuni sul lavoro, il secondo su cui, oltre agli infortuni, come noto, si concentrano anche fenomeni di caporalato, condizioni alle quali, come dicevo, non dobbiamo arrenderci e non vogliamo arrenderci. Auspichiamo che da questa discussione corale vi siano punti di caduta che potremo, come legislatori, e spero con la collaborazione del Governo qui rappresentato dalla Ministra, ma saluto anch'io il Ministro della Cultura che ringrazio, trasformare in atti concreti. Non possiamo dimenticare poi che esiste anche una piaga più sottile ed ultimamente molto in crescita. Mi riferisco alla violenza, alle aggressioni subite da chi svolge soprattutto lavori a contatto con le persone. Penso ai medici, ma anche agli insegnanti. Questo importante tema sarà oggetto di approfondimento sempre domani, insieme al tema delle molestie e i rischi psicosociali. Ed infine, come è stato anticipato, concluderemo queste sessioni di lavoro con le ricadute dell'EIACT europeo, che avrà certamente rispetto all'attuazione delle norme nazionali, e quale ruolo può e deve avere la tecnologia al servizio della prevenzione. La nostra funzione in queste tre giornate deve essere anche questa: comprendere e far comprendere l'importanza della cultura della salute e della sicurezza, farlo proprio nel luogo più alto della democrazia, è fondamentale affinché questi luoghi si appropriano di temi che riguardano veramente la vita concreta delle persone.
persone che la mattina si svegliano per andare a lavorare, salutano i propri cari e devono poter tornare a casa. Sì, perché lavoratori e lavoratrici non devono essere supereroi, ma persone, persone normali, persone di cui noi dobbiamo prenderci cura. E la cura è un lavoro lungo e infatti parliamo di salute e sicurezza, quindi prevenzione, vigilanza, attenzione al benessere psicofisico, un lavoro quotidiano, un'attenzione che si mantiene nel tempo. E allora con altrettanta sincerità dobbiamo dirci che la crescente precarietà e l'aumento dei carichi di lavoro incrementano lo stress e il rischio di incidenti. Una piaga, la precarietà, che diverse ricerche dimostrano essere un amplificatore degli infortuni e delle malattie professionali, che sia quella del contratto a tempo, degli appalti a ribasso, della somministrazione selvaggia. È un filo che unisce tutto questo alla qualità del lavoro, su cui dobbiamo agire e vigilare, ma serve uno sforzo di tutti. Alle aziende chiediamo un impegno autentico per la salute e sicurezza dei lavoratori. Non basta soddisfare i requisiti minimi, occorre adottare standard di eccellenza, investire in formazione, in tecnologie avanzate, in piani di emergenza e soprattutto nella prevenzione come pilastro della cultura d'impresa, perché prevenire non è solo una responsabilità etica, è anche un vantaggio per le imprese. Allo Stato chiediamo di riconoscere a chi fa di più, a chi realizza buone pratiche, a chi investe sulla formazione di qualità, di essere premiato e valorizzato rispetto a chi decide di fare il minimo o neanche quello, di velocizzare i tempi della giustizia per le vittime e per chi rimane. Ai sindacati, rappresentanti della voce di chi lavora, chiediamo di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza e di continuare a vigilare, di essere promotori e garanti di accordi che tutelino la salute e il benessere di chi lavora. La loro presenza è fondamentale per rafforzare questo percorso, per far sì che ogni lavoratore sappia di non essere solo, ma di avere una rete che lo tutela e lo rappresenta. A tutte le lavoratrici e lavoratori, a chi quotidianamente si impegna e rischia, chiediamo di fare la propria parte, di vigilare e denunciare situazioni di pericolo e di contribuire attivamente a creare un ambiente di lavoro sicuro. Alla politica tutta, a cui chiederemo l'ultimo giorno di interagire con i risultati di questo primo appuntamento, in dialogo con i capigruppo dei partiti che compongono l'emiciclo della Camera, di produrre norme concrete e utili e possibilmente di farlo insieme. A tutte e tutti noi che questo momento sia il primo e auspico un appuntamento annuale per fare il punto della situazione, per costruire percorsi comuni. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, la sicurezza non solo come diritto, ma come responsabilità collettiva. Agli studenti e agli insegnanti dell'Istituto Wolf che saranno con noi, auguriamo che in questo modo possano sentire più vicini questi temi e anche le istituzioni. È nostro dovere, dunque, nostra responsabilità collettiva, fare di tutto per garantire che nessuno, dico nessuno, debba temere per la propria vita mentre svolge il proprio lavoro. Facciamo in modo che questi stati generali diventino un simbolo di impegno e di cambiamento, che da qui parta un percorso nuovo per l'Italia, un percorso che faccia della sicurezza e della salute sul lavoro un valore sacro e inviolabile. Non accontentiamoci di niente di meno. Buon lavoro e grazie. Grazie alla Presidente Chiara Gribaudo per l'impegno e la grande passione che mette nell'affrontare una tematica sempre molto complessa e difficile anche per gli addetti ai lavori. È stato un onore e un piacere per l'Associazione Sicurezza e Lavoro che rappresenta aver collaborato con la Commissione e con la Camera per organizzare questa prima edizione degli Stati Generali. Un'iniziativa che appunto vuole coinvolgere tutte e tutti, a cominciare anche dal Governo che è qui con noi oggi. Ringrazio la Ministra Calderone e adesso lascio a lei la parola. Prego.
Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, signor Ministro della Cultura, signora Presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, gentile Commissario Schmidt, autorità e gentili ospiti, anche a nome del Governo che qui rappresento vi porgo il saluto. E un pensiero non può non andare a chi ha perso la vita sul lavoro, alle famiglie di chi ha perso la vita sul lavoro. E devo dire un saluto ai familiari delle vittime che sono qui presenti, ai genitori di Lorenzo. Non è facile parlare davanti a voi. Oggi prendono il via gli Stati Generali della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. Che questi tre giorni di confronti, relazioni e ascolto siano capaci di richiamare la funzione propria degli Stati Generali, cioè quella di un confronto aperto che miri a trovare un accordo tra le parti. In questo caso a favore di un generale miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché per questo non ci devono essere parti, ma ci deve essere invece un intento comune. Tutti noi abbiamo davanti le notizie di cronaca degli ultimi giorni, le pagine scritte e le parole spese. Mentre gli enti preposti fanno chiarezza sulle dinamiche, il silenzio operoso mi sembra la più rispettosa delle manifestazioni di vicinanza e attenzione, ma proprio perché l'aggettivo operoso ha un suo peso specifico, vorrei invitarvi a guardare oltre e a concentrarci sulle azioni, non tanto i singoli atti compiuti o programmati, atti che sono fondamentali per dare forma ai progetti, ma che presi singolarmente rischiano di non rappresentare compiutamente la complessità di cui sono parte. Vorrei invitarvi a guardare alle azioni come espressione e manifestazione della volontà di intervenire sul miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che trova nell'agire il suo più ampio significato. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità imprescindibile che riporta tutti noi alle prescrizioni degli articoli 2, 32 e 41 della Costituzione, articoli nei quali si afferma il principio assoluto e incondizionato alla tutela della persona umana nella sua integrità psicofisica e che rappresentano i riferimenti per l'impegno che tutti noi assumiamo verso la protezione della salute e della sicurezza di chi lavora, fondamento dell'azione che oggi nuovamente affermiamo. Tra i principi fondamentali, l'articolo 2 della Carta Costituzionale ci ricorda che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiama l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Le condizioni di sicurezza che preservano la dignità e proteggono l'integrità dei lavoratori sono un nostro dovere, perché la sicurezza sul lavoro è una dimensione essenziale di quella solidarietà che ci unisce, ma è anche un interesse della collettività. Ogni infortunio tocca l'intera società. Una ferita che colpisce la persona insieme alle famiglie, i colleghi, l'intero tessuto sociale. Il nostro impegno deve essere quello di costruire un sistema all'altezza di questi valori e che attraverso l'impegno collettivo metta in atto un cambiamento profondo e duraturo. In questa direzione vanno i provvedimenti assunti dal Governo e l'innesto della patente a crediti nel nostro ordinamento, intesa come una modalità per la qualificazione delle imprese e come sistema di valorizzazione nel tempo di quelle realtà imprenditoriali che investono sulla salute e sulla sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, anche oltre agli adempimenti prescritti dalla legge. La tutela all'integrità fisica e alla personalità morale del lavoratore è richiamata anche nel Codice Civile all'articolo 2087, lì dove si impegna l'imprenditore a adottare le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, lavorando sulla prevenzione del rischio anche grazie all'utilizzo dei progressi tecnico-scientifici resi disponibili dal progresso.
Un articolo, questo, che risuona nella definizione di prevenzione contenuta nell'articolo 2 del testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro del decreto legislativo 81 del 2008. Una missione è quella di promuovere ambienti di lavoro sicuri, che si ricollega all'articolo 41 della Costituzione, nel quale si garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, ma affermando allo stesso tempo che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o recando danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Le logiche di profitto o efficienza non possono mai sacrificare questi valori. Ogni luogo di lavoro deve essere progettato e organizzato per proteggere la vita e la salute delle persone. Diversi atti per un'azione, quella a tutela della persona impegnata nell'attività lavorativa e insieme di tutte le persone che condividono il lavoro, la quotidianità, i progetti di vita. La prevenzione del fenomeno infortunistico travalica infatti il mero evitare che un incidente accada e attenzione al benessere della persona nella sua più ampia definizione e monitoraggio costante degli elementi di rischio per minimizzarli e laddove possibile eliminarli e programmazione a lungo termine del contributo alla società, sia esso inteso attraverso l'attività imprenditoriale o come prestazione d'opera. Un incidente sul lavoro non sarà mai ascrivibile alla normalità. Continuerò e continueremo a impegnarci per lavorare insieme, dialogando fattivamente per evitare che questo accada. Atto dopo atto, riunione dopo riunione, intervento dopo intervento, per un'azione complessiva che utilizzi le regole, i controlli, l'innovazione e la formazione per promuovere la cultura della vita sicura. Solo insieme possiamo davvero incidere sul fenomeno infortunistico. Mantenersi insoddisfatti, pur nel quadro generale di miglioramento che le statistiche ci stanno restituendo, è condizione necessaria e imprescindibile perché il confronto e l'impegno comune possano permetterci di individuare e perseguire ulteriori strategie in questo campo, a partire dai più giovani, dai ragazzi che sono presenti in questa sala e che oggi frequentano la scuola e domani si confrontano con il mondo del lavoro. Toccando le sensibilità di chi più avanti negli anni si misura con metodi e strumentazioni di lavoro nuove e deve conoscerne potenzialità ma anche rischi, investendo sull'aggiornamento dei nostri strumenti di lavoro, dei modelli produttivi, dei programmi di formazione per renderli più affidabili anche sotto il profilo della sicurezza. Intervenendo sulla percezione del rischio che talvolta si affievolisce nel tempo a causa della ripetizione di azioni o dell'idea errata che i dispositivi tecnologici possano completamente sostituire l'uomo. La rinnovata attenzione verso la salute e la sicurezza sul lavoro a cui assistiamo è un'opportunità per tutti noi perché rende evidente quanto questo sia un tema che ci riguarda, ci tocca direttamente e ci mette in discussione. A che punto siamo? Quali sono le buone pratiche da valorizzare? Se l'occupazione cresce e aumenta quindi la platea dei lavoratori, come agiamo? Perché per ciascuno di loro e di noi sia evidente l'importanza di prevenire un infortunio sul lavoro che potrebbe cambiare l'esistenza. La formazione è certamente una delle parole chiave che va declinata in base alle attività e alle specializzazioni. C'è poi anche la transizione digitale, una rivoluzione che gioca a nostro favore in questo campo. La ricerca scientifica sta già permettendo di amplificare il supporto della tecnologia per la mitigazione del rischio infortunistico e per il recupero post evento con risultati veramente soddisfacenti. Possiamo e dobbiamo investire perché l'intelligenza artificiale mantenga un'impostazione umanocentrica, così come abbiamo voluto scrivere nell'ambito anche della dichiarazione fiscale
firmata a valle del G7 dei ministri del lavoro e dell'occupazione, ringrazio il commissario Schmidt, e contribuisca a migliorare le caratteristiche di sicurezza nei molteplici luoghi di lavoro che la nostra società sperimenta, senza dimenticare quanto l'interoperabilità tra banche dati sia importante per aumentare l'efficacia dei controlli e del contrasto di comportamenti ad alto rischio o dichiaratamente fuori dalla legalità, tenendo alto il monitoraggio sull'applicazione e sull'applicabilità della normativa italiana raccolta nel testo unico per la sicurezza, una normativa articolata, completa, che va applicata. Gli Stati Generali della Salute e della Sicurezza sul Lavoro riaffermino quindi l'impegno comune verso la protezione dei lavoratori. Anche a nome del Governo riconfermo la nostra totale disponibilità e la nostra totale volontà di lavorare valorizzando il dialogo sociale su questo tema e la collaborazione con tutti gli organi istituzionali e con la Commissione presieduta dalla Presidente Gribaudo nella Camera dei Deputati e dal Senatore Magni per quanto riguarda il Senato della Repubblica. Buon lavoro, grazie. Grazie alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali per la grande disponibilità, per la collaborazione adesso, insomma, anche nel prosieguo delle attività dei prossimi mesi della Commissione. Come si diceva, insomma, la dimensione nazionale non è sufficiente per affrontare certe tematiche, bisogna lavorare e valutare anche quello che viene fatto a livello europeo. Quindi è un grande piacere adesso dare la parola al Commissario europeo Nicola Schmit per il lavoro e per i diritti sociali. Prego. Presidente Mattarella, Presidente Fontana, Ministra Calderone, Onorevole Gribaudo, signore e signori, è un grande piacere per me essere qui con voi oggi a questo importante evento. Gli Stati Generali che si aprono oggi rivestono una grande importanza perché mettono al centro una questione, una tematica cruciale in Italia e in Europa. Il modello sociale europeo, unico al mondo, si regge sul rispetto di diritti sociali e dei lavoratori. La salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono le fondamenta di tali diritti e sono iscritto al piastro dei diritti sociali, al piastro europeo di diritti sociali. Il diritto alla salute e sicurezza si applica a tutti i 170 milioni di lavoratori europei, soprattutto ai più vulnerabili ed esposti. Il rispetto effettivo di questo diritto è un obiettivo che richiede l'impegno comune delle istituzioni europee, delle autorità nazionali e locali, degli imprenditori e più in generale delle parti sociali. Ciò è particolarmente importante nei settori più toccati dagli incidenti sul lavoro, quindi quello dell'edilizia, dei trasporti, il manifatturiero, l'agricoltura e il commercio. Come Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, non posso che esprimere il mio più grande sostegno per la commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Gribaudo. Ho riflettuto molto sul messaggio che volevo trasmettervi oggi e nel farlo non ho potuto che ripensare al difficile ma proficuo percorso fatto negli ultimi anni.
Ho cominciato il mio mandato da commissario europeo in concomitanza all'inizio della pandemia di Covid, una vera e propria crisi di sanità pubblica, con profonde ripercussioni per le imprese e i lavoratori di tutta Europa. A Bruxelles non siamo rimasti a guardare. Nel pieno della crisi pandemica, l'Unione Europea ha reagito affermando la centralità della questione sociale. Abbiamo adottato un provvedimento di urgenza per creare un meccanismo di cassa integrazione europea con un fondo di 100 miliardi di euro, il cosiddetto CSUR, che ha salvato più di 30 milioni di posti di lavoro e aiutato le imprese ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia. È stata la prima emissione di Eurobond, poi seguita dal programma di ripresa e resilienza, che accanto al rilancio economico metteva al centro l'applicazione del pilastro europeo dei diritti sociali. In questo senso, l'adozione della direttiva europea sui salari minimi adeguati ha rappresentato un momento decisivo. L'obiettivo è di garantire salari che permettano una vita dignitosa, tenendo conto del potere d'acquisto dei lavoratori. Non può esserci ripresa economica duratura ed inclusiva senza condizioni di lavoro e remunerazioni adeguate. Bisogna mettere fine alla povertà lavorativa e creare posti di lavoro di qualità e sicuri nel contesto delle transizioni verde e digitale. Sul versante delle politiche e legislazione per la salute e sicurezza sul lavoro abbiamo fatto molto. Nel 2020, in piena pandemia, abbiamo presentato linee guida per proteggere i lavoratori stagionali transfrontalieri che, tra le altre cose, hanno assicurato la consegna di cibo tra paesi. Abbiamo chiarito i loro diritti e sostenuto le autorità e gli ispettorati responsabili per le loro condizioni di lavoro. Ci siamo impegnati a proteggere i lavoratori esposti a sostanze pericolose, rafforzando le direttive sugli agenti biologici e sull'esposizione a sostanze cancerogene. Abbiamo profondamente rivisto la direttiva sull'amianto e ho sentito che la storia drammatica, tragedia delle persone morte per l'amianto, sostanza che, nonostante sia bandita, costituisce ancora un importante causa di tumori e decessi tra i lavoratori in Europa. Nel 2021 la Commissione europea ha presentato una nuova strategia quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro. La stiamo attuando focalizzandoci sia sui rischi immediati che quelli futuri legati agli sviluppi tecnologici e ai cambiamenti nel mondo del lavoro. Ce ne siamo accorti tutti. Il mondo del lavoro sta cambiando velocemente e radicalmente. Le nostre regole e le nostre industrie
devono evolversi al stesso ritmo. Non può esserci competitività senza protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro sicure, adeguate e giuste. Digitalizzazione, automazione e una progressiva erosione dell'equilibrio vita-lavoro sono solo alcuni di fenomeni cui dobbiamo prestare attenzione in vista dei crescenti rischi psicosociali per i lavoratori. L'intelligenza artificiale, che rappresenta un evidente progresso tecnologico, non è senza rischi. Deve restare al servizio dell'umanità, dei cittadini e dei lavoratori, nonché sotto il fermo controllo umano. È in quest'ottica che abbiamo adottato un parallelo al regolamento sull'intelligenza artificiale, una direttiva per migliorare le condizioni di lavoro sulle piattaforme digitali, che assicurare il rispetto dei diritti sociali di tutti i lavoratori della gig economy come rider e autisti. Il progresso tecnologico deve andare di pari passo con la protezione dei lavoratori. Non c'è vero progresso se i diritti sociali non sono rispettati. I rischi per la salute mentale causati dall'ambiente di lavoro non devono essere sottovalutati. Lo scorso anno abbiamo presentato una strategia europea per la salute mentale con un approccio sia curativo che preventivo. La prevenzione in senso ampio è fondamentale e i risultati in Europa mostrano che sta funzionando, perché la prevenzione è la prima elemento della prevenzione e la formazione, che ha detto questo. Le nostre strategie e le nostre direttive hanno contribuito a ridurre le morti accidentali sul posto di lavoro nell'Unione Europea di oltre il 70%. È un risultato impressionante, ma sappiamo che non è sufficiente. Gli incidenti sul lavoro, inclusi quelli fatali, sono purtroppo ancora numerosi in Europa e soprattutto in Italia. Presidente Mattarella, come sempre, lei ha trovato il modo più giusto per commentare l'ultima disgrazia nello stabilimento Toyota di Borgo Panigale, quando ha detto che non vi sono più parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia per gli incidenti che colpiscono chi è stato lavorando, per l'insufficienza della sicurezza per chi lavora. Grazie per queste parole. Mi permetto di aggiungere che davvero non ci sono più parole, perché è l'ora delle azioni. Il primo fronte da attaccare è quello dell'effettiva applicazione delle leggi esistenti. Abbiamo buone leggi europee e nazionali, ma spesso non vengono applicate adeguatamente. Dobbiamo pertanto rafforzare gli ispettorati del lavoro, dando loro gli strumenti e le risorse necessarie.
Il ruolo degli imprenditori è fondamentale per il rispetto delle regole sulla sicurezza. Inoltre, percorsi di formazione e aggiornamento sono necessari sia per i datori di lavoro che i lavoratori. Il secondo fronte d'azione è dunque quello del dialogo sociale, che deve essere costante e capillare sul territorio e nelle imprese. Il ruolo e l'azione dei sindacati devono essere rafforzati e sostenuti. Il terzo fronte, a mio avviso, è quello dei criminali e delle dovute sanzioni. Non c'è altra parola per descrivere chi non rispetta i diritti fondamentali dei lavoratori, rendendosi complice dei loro incidenti e delle loro morti sul lavoro. In Italia la situazione è particolarmente grave nel settore agricolo con il fenomeno del caporalato. Per far fronte al problema abbiamo inserito un meccanismo di condizionalità sociale nella politica agricola comune europea. Significa che a partire da 1 gennaio 2025 non sporsemeremo più un centesimo a chi chiede fondi europei per l'agricoltura ma poi non rispetta i diritti dei lavoratori, inclusi quelli sulla sicurezza. È un inizio, anche se c'è ancora tanto da fare, sia in Europa che in Italia. Presidente Mattarella, Presidente Fontana, Ministra Calderone, Onorevole Ribaudo, signore e signori, mi auguro che gli Stati Generali cui diamo inizio oggi possano indicare la via maestra per porre fine alle inaccettabili morti e gli insopportabili incidenti che ancora si verificano con troppa frequenza. L'Unione Europea dovrà continuare a svolgere un ruolo guida, fissando standard comuni di protezione per i lavoratori. Ma la cooperazione tra autorità, enti, livelli amministrativi, imprese e lavoratori sarà chiave. Il futuro dell'integrazione europea dipende dalla capacità di coniugare crescita economica e benessere con giustizia e progresso sociale. È una sfida che ci deve vedere tutti uniti. Grazie. Grazie al commissario europeo Schmit, grazie a tutte le persone intervenute, grazie davvero al Presidente della Repubblica Mattarella, grazie al Presidente della Camera Fontana, alla Ministra Calderone, al Ministro Giuli, naturalmente all'Onorevole Gribaudo, un grazie sentito anche ad Ambrangiolini per il suo toccante intervento e naturalmente a tutte le autorità presenti e un abbraccio ai familiari delle vittime, con loro ci confronteremo ancora questo pomeriggio, vi ricordo che alle 14 riprendono i lavori nella Sala della Lupa. Ci sarà appunto. Come? Fantastico, ok, perfetto. Allora cambio di programma, siamo qua, visto insomma l'alta adesione che c'è, volentieri ci confronteremo con le istituzioni, con gli enti addetti ai controlli, alla prevenzione, con la magistratura, poi ci sarà lo spazio per le vittime del lavoro e i loro familiari e poi proseguiremo ancora un tavolo di confronto con gli enti locali per capire quali sono le buone pratiche che vengono messe in campo in varie parti d'Italia per cercare di riproporle anche altrove. E il giorno dopo, come è stato detto, ci saranno i tre tavoli di lavoro tematici, edilizia, agricoltura,
cultura, molestie, violenze, aggressioni nei luoghi di lavoro. Ci sarà poi anche spazio per le nuove tecnologie, ci sarà il panel sull'intelligenza artificiale e ci sarà anche una dimostrazione, un'esposizione di dispositivi tecnologici, dagli esoscheletri ai visori, alla sensoristica, insomma, a dimostrazione che la tecnologia non deve spaventare, ma deve essere utilizzata ovviamente non per controllare lavoratori e lavoratrici, ma per fare opera di prevenzione e impedire infortuni e malattie professionali. Infine, poi l'ultimo giorno ci sarà, come detto, il momento di confronto con i presidenti dei gruppi parlamentari per restituire quanto hanno prodotto i tavoli di lavoro e per coordinarsi e capire, insomma, come proseguire anche a livello legislativo in collaborazione col governo per mettere in campo magari nuove azioni e nuovi provvedimenti. Grazie a tutte e tutti e buon lavoro. Invitiamo le signore e i signori ospiti a restare seduti, grazie.